Buongiorno cuccioline e cucciolini, sono ancora in pigiama e ho preparato la colazione a Vanessa e Anastasia. Ieri sera mi hanno chiesto se avessi potuto portare loro la colazione in camera e quindi adesso andiamo a portarle a colazione in camera e speriamo che si sveglino subito. Con la super colazione, ovviamente con pane e Nutella, perché la Nutella non può mai mancare. E andiamo dalle bimbe. Bimbe! Bimbucce! Buongiorno, colazione in camera, buongiorno, guarda amore, la mamma ti ha portato la colazione in camera come ti aveva promesso, ciao amore, sei contenta? Sì, hai visto, eccola qua, Vane? Vane, colazione Vane. Buona colazione. Buona colazione anche a te, signorina. Colazione con gli occhi chiusi stamattina. Ok, Anastasia, andiamo in bagno? Fatto. Andiamo in bagno che ti scaldi? Vuoi vestirti prima? Dai, copriti ancora 5 minuti così mi cambio io, dai. A few moments later. Allora, cuccioline e cuccioline, io e Anastasia siamo quasi pronte. Mancano solo le scarpine e dobbiamo preparare la merenda da mettere nello zaino. Cosa mangiamo stamattina? I Ritz? Sì. I Ritz vanno bene, ok? Manca Vanessa, speriamo che arrivi presto, altrimenti ci fa sempre arrivare a scuola in ritardo. E voi ragazzi, a scuola arrivate in orario o arrivate in ritardo? Scrivetelo nei commenti. 8 hours later. Bentornate. Ciao. Ciao amore. Dove sei? Ah, Nimonella. Perché? Scuola. Cosa stai leggendo? Com'è andata tesoro? Andiamo a far merenda. Hai tanto fame, amore mio? Andiamo, dai. Avete visto? Neanche a Natale. Ma non portateli dentro adesso. Li portiamo dentro dopo. Tanto è inutile portarli adesso. No? Perché tanto li deve portare poi papà giù. Cosa li porti? Cosa pensi? Che siano tuoi? No. E allora frega. Non, ma è inutile, non li apriamo adesso. Comunque neanche a Natale arrivano tutti questi pacchi. Guardate. Può darsi che ci possa essere il tuo, Vanessa. Sì, secondo me in quel sacchetto morbido, se ci dovesse essere. Prima crepe pronta per la mia bambina, maniche corte. Ma non hai freddo? Fammi vedere. Ah, che buona. Tu lo sai che c'è da studiare, vero? 3 pagine di storia, eh? E in più hai la verifica anche di matematica domani. Vabbè, dai, finisci di far merenda, poi studiamo. Noia Vanessa, quando finisce la scuola? In che mese siamo? Oggi è l'ultimo giorno di febbraio, marzo, aprile, maggio, 4 mesi amore. Guarda Gasperino che ti... amore vuole la crepe, Gaspi. Vieni amore. Allora qui facciamo le colazioni col pane tostato e la Nutella e le merende con la crepe e la Nutella. Domani me lo rifai? Sì, ti è piaciuta la colazione a letto stamattina? Sì, anche a me. Anche a me. È anche un modo per svegliarvi prima e meglio, vero? Pure Gasper. Pure Gasper era con noi. Ma Gasper è sempre con noi. Senti che profumo di crepe, Gasper. Allora. Bandiera. E com'è andata a scuola oggi, amore? Che macchina hai fatto la sciocchina? È andata bene? Hai fatto musica oggi? Sì. Hai imparato qualche nota musicale? No. 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 Va bene, mangia la crepina che poi devo aiutare Vanessa a studiare. Poi alla fine nel 221 tutti gli abitanti della Cina si riuniscono come un impero. Ah, quando stai studiando? Sì, mamma, quasi finito anche. Oh, bravissima amore, finalmente Laura. Allora, senti, posso andare a stendere? Sì, vai. Vado? Ok, ciao, bravo amore. Che bell'odore. Mamma!
Vanessa non si sente bene. Vanessa non si sente bene. No, è malata, giuro. Ma perché magari non vuol fare i conti? No, giuro, ho toccato anche la fronte bollente. No, come bollente, veramente? Sì. No, dai, non ci posso guardare che Vanessa è appena guarita, Da pochissimi giorni, no, dai, che prego. Stamattina si è vestita con la maglietta a maniche corte. Giuro che se ha ancora la febbre, questa volta mi arrabbio tantissimo. Tu stai bene? Sì, sì. Sicura? Sì. Fammi sentire. Okay. Guarda, mamma. Che cosa? Che brava. Sì, brava, amore. Sembri una vera gamer. Io? Non si può dire. Vabbè. 18. Sì. 1 e 8, sì, amore, sì. E 8. Vanessa ne ha 9. Vanessa ne ha 9. Io lo... Tu ne hai 6. Daniel? Daniel le facciamo 12. Ah, io sono quello di papà. Ah, sì? 1, 8. Quello di papà? No. Come mamma? Sì. Giusto, amore, giusto. Quello di Daniel? 1, 2. 1, 2. Bravissima, amore. Grazie. Grazie per avermi creduto. Andiamo a vedere la Vane, dai. Vediamo Vanessina. Cosa hai detto? Cosa hai detto che ho 47 anni? Ma non si dice! Non è vero? Non è vero, bugiardona! Ah già, il solletico non si fa più che l'altro giorno sei svenuta, Però sei monella. Ok, allora adesso ci penso e svelerò qualche tuo difetto ai nostri cucciolini. E quanti ne ho? 48. Guarda che c'è. 80. 1, 8, com'è? Cosa? Dai, andiamo a vedere tua sorella. Antipatica. 16, 17, 18. Brava, vedi che no, sei tornata. No, perché 1, 8, tipo io. Ah, 1, 8. Non li so ancora. È quasi come 4. Non li so ancora io. Allora dico 28, non lo so. 28. Non lo so. E pur non sapendo, ci ha azzeccato. Cane. Oh, Vane, che succede? Non mi sento tanto bene. Ancora? Vanessa, ti sei ammalata 2 settimane fa? Forse settimana scorsa. Sei calda, Vanessa, ma non... Allora, la vedi questa? La vedi questa? Questa qui si mette in estate, non in inverno, ok? Io stamattina cosa ti ho detto? Comunque, hai studiato, mamma mia? Sì? Hai finito? Vuoi andare a riposare un pochino? Prima di cena? E vai! Ma sei sicura che hai studiato? Sì. Ok, va bene, dai, vai a riposarti un pochino, magari sei solo stanca, Tu quando vuoi smetterla di stare dentro il telefono, dimmelo, ok? Esci da questo corpo. Anastasia? Ani? Ma Vanessa? Dormendo. Ok, adesso vado a controllare che stia bene. Vuoi che vado io? Come vuoi, Ani, se vuoi andare vai, se no vado io. Ma io voglio andare, così che resta un pochino. Va bene, vai, che io finisco di pulire. Vai e fammi sapere come sta, ok? Ok. 1 hour later. Mamma, ho messo dei puntini nella faccia. Ma come ha dei puntini in faccia? Ma non è che magari ha dormito con la mano sotto il viso e ha l'impronta della mano? No, no, non ha quello. Ha dei puntini in faccia? Sì. Ma sta dormendo? Ma è ancora calda? L'hai toccata? Sì. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Sta dormendo. Cosa succede? Cosa? Ma cos'ha tutti questi sfoghi? Ma dimmi te. Cosa? Ma guarda. Puntini. Oddio. Ma cos'è? Cos'ha? Ma te ne sei accorta? Vabbè. Ma fa bene. Vane. Vane. Ehi. Vane. Amo. Oh, come stai? Sei piena di puntini rossi, Vane. Ma che cavolo hai? Fammi vedere. Non capisco. Boh, adesso sono le 10 di sera. Io non posso neanche chiamare. Domani mattina chiamo la dottoressa. Vane, vuoi dormire? Adesso ti metto una supposta. Ma ti prude, Vane? Vane, ti prude? Guarda! Oddio, anche sul naso! Ma cosa avete mangiato oggi a scuola, Anastasia? C'era pasta e sugo. No, hai detto quei piselli oggi? Sì. Era oggi? Ma non è che gli hanno fatto qualche reazione strana ai piselli?
amore. Madonna, ma sa... Oh, io non riesco a stare tranquilla una settimana con Vanessa, ma è possibile? È sempre malata, c'ha sempre qualcosa. Niente, domani mattina chiamerò la pediatra. Stiamo a casa anche questa settimana. Ale, Ani, salutiamo i nostri cucciolini che facciamo riposare Vanessa. Adesso le metto la supposta. Okay. Ciao cucciolini e cucciolini. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. E vi saluto Vanessa. Ciao.